Siamo nella moschida, l'antica moschea di Cordoba, che fu probabilmente una delle più grandi o la più grande d'Europa, sicuramente, così si dice almeno. Adesso naturalmente non è più una moschea, nei vari angoli qua e là vi sono 1000 cappelle, in una parte perché è enorme, quindi è sufficiente una parte, vi sono delle teche con un'esposizione museale. È effettivamente suggestiva, enorme e bellissima. E si capisce perfettamente che Cordoba, quando era una città araba, era veramente ricchissima, e si capisce perché la storia dice che fosse un luogo famoso in tutta l'Europa, un luogo di, come dire, che avesse un effetto calamita per gli studiosi dell'epoca, di ogni tipo di cultura e di religione.